Parliamo con Enio Beccalossi, l'allenatore della Calvina, insomma esordio in Serie D in Coppa, direi con una vittoria, seppure i rigori, un ottimo esordio. Sì, ma non è il risultato che deve darci soddisfazione. Noi dovevamo vedere che squadra eravamo e contro il Cesarano era forse la partita che temevamo di più, perché sapevamo di incontrare una squadra che ha carattere, che ha qualità, e quindi ci tenevamo a non fare brutte figure. E finché la squadra è riuscita a star bene in campo, ha fatto anche delle buone cose in termini di aggressività, della voglia di andare a recuperare palla, però credo che il risultato di parità sia giusto, nel senso che ci saranno fatto meglio sotto il profilo del gioco, sotto il profilo anche del cercare di andare a prendersi il risultato. Noi siamo stati bravi a soffrire quando c'è stato bisogno di soffrire, l'abbiamo portata quantomeno in parità fino alla fine, poi i rigori sono sempre un terno al lotto. Avete soprattutto difeso nel secondo tempo, non siete riusciti neanche troppo a ripartire, questo è una lacuna o no? No, questo è proprio quello, è la disamina giusta della partita, perché secondo tempo con un po' più lucidità, un po' meno frenesia, magari si poteva creare qualche difficoltà in più al Cesarano, perché chiaramente gli spazi c'erano, ma siamo stati poco precisi, soprattutto con le palle in uscita, e abbiamo fatto esclusivamente una partita di fase difensiva che ci ha, diciamo, aiutato quantomeno a non perdere la partita e portarla ai rigori, ma poco più. Obiettivo del campionato? Per noi la salvezza, adesso stiamo aspettando il discorso dei gironi per capire in che girone saremo messi, se questo, che è difficilissimo perché è livellato tutto verso l'alto. Il B è sempre più difficile. Sì, perché ci sono squadre che comunque sono livellate verso l'alto, per noi che paghiamo anche un po' l'inesperienza della categoria è bello complicato, però vediamo e sappiamo che per riuscire a ottenere questo obiettivo, la salvezza, lo dobbiamo fare attraverso il sudore, la fatica e la voglia di andarci a prendere ogni punto possibile.